Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 14 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. 13 come le lune dell'anno. 13 dicembre, Santa Lucia, come le 13 lune dell'anno, numero emblematico anche nei tarocchi, dove la carta numero 13 corrisponde alla morte, che tuttavia non significa fine, casomai rinascita. Esattamente come il solstizio, un tempo celebrato quest'oggi, magari in concomitanza con il vostro compleanno, segnava l'inizio di una nuova fase, passo dopo passo sempre più luminosa. E allora giocatevelo questo numero 14, confidando sul bel trigono focoso in gioco tra il Sole nel vostro segno e la Luna in Leone, sperando che Urano dispettoso nel mezzo non ci infili lo zampino. Con questo non illudetevi di aver chiuso tutte le battaglie del 2022, sul lavoro nuovi imprevisti, in amore qualche battibecco, quasi che l'avvicinarsi della fine dell'anno intendesse mettere un punto fermo alle frasi e tutti i puntini sulle i. Ostacoli e difficoltà su molte cose, imprevisti, circostanze sottovalutate, improvvisi impedimenti. Tutto è temporaneo ma non bisogna negarle né sottovalutarle, piuttosto dovrete impegnarvi nel risolverle. Lasciatevi trasportare dal vostro buon senso e rimediate agli errori commessi che potrebbero compromettere in parte il vostro futuro immediato. La prima parte della giornata sarà monotona, la seconda attraversata da alcuni contrattempi che ti spazientiranno. Evitate di discutere con il partner, non ingelositevi se reclama i suoi spazi, ma non siate totalmente permissivi. Potreste poi pentirvene. Oggi potrebbe esserci qualche telefonata importante o qualche messaggio davvero decisivo, fate attenzione però alla forma con cui vi vengono fatte certe proposte. Oggi saranno determinanti gli influssi di Giove. È giunto il momento di pensare al futuro anche se qualche incertezza resta, qualche preoccupazione per il denaro che continua a restare poco. Casa e famiglia saranno importanti. Sensazioni insolite. Soluzioni. Avrai inventiva e intuito con idee originali. Incontri interessanti o un breve viaggio all'improvviso. Oggi sarai capace di fare molte cose. Rendi più accogliente la tua casa. Una Sagittario ti sarà alleata. Sarai pieno di fascino. Però, non esagerare nell'euforia, resta con i piedi ben piantati a terra. Fantasia a parte, vi sentite un po' scarichi e la colpa è di un Marte che vi lascia in preda ad una sorta di apatia che potrebbe coinvolgere le vostre energie migliori. Buone prospettive di riprese in tarda serata. Chi vive una storia d'amore complicata oggi non si dia pensiero se la giornata sarà costellata di imprevisti e qualche contraddizione. In fondo fa parte dell'imprevedibile gioco dell'amore. Senza prove in mano non potete muovere accuse verso il partner. Cercate di contare fino a 10 prima di puntare il dito. Con vostra grande sorpresa in questa giornata, vi sentirete molto attraenti e vi potrebbe venir voglia di mettere alla prova il vostro fascino con molta disinvoltura. La sfera amorosa sarà del tutto soddisfacente. Avrete energia e voglia di fare a piene mani, potrete raggiungere risultati significativi nel lavoro e nella vita personale. In questa giornata dovete abbandonare i timori che avete a proposito del vostro lavoro. Il buon umore non vi manca. Merito di un frizzante sole da un po' ospitato nel vostro segno, anche di fronte a recenti dissapori che si sono verificati in famiglia. Non vi manca il senso dell'umorismo anche se è un humor molto particolare, basato sul nonsense e sul naif. Protagonisti col sole, la stella del compleanno, nel segno in trigono alla luna in leone. Peccato che a contrariarvi provveda il rosso Marte, nei panni del partner, del socio e di chiunque vi dia apertamente contro sguainando lo spadino dell'idealismo. Anche voi però avete le vostre armi, arco e frecce non parlano esattamente di pacifismo, anche se la pace e la giustizia rientrano tra i principi che difendete appunto con tutti i mezzi a disposizione. Cittadini del mondo oggi più che mai come piace alla bianca signora intrigono, ma Saturno che le si oppone frena un po' la vostra voglia di viaggio. Ora non si può esse spostarvi, vi tocca, e vi piace comunque, sarà esclusivamente per lavoro o affari.
In ogni caso non aspettatevi che l'interlocutore sia morbido, vi farà vedere i sorci verdi. Amore ed Eros. Se d'amore si tratta oggi sarà litigarello, il partner vi dà contro e voi rispondete per le righe. La posizione più consona sarà serrare le labbra e fare silenzio, parlando meno e riflettendo di più si potrebbe arrivare a una soluzione pacifica del contenzioso invece. Tutti coinvolti nelle vostre dispute, perfino il quattro zampe che abbaia o miagola furiosamente, prendendo le difese dell'uno o dell'altro. Tacciono invece parenti e amici non sapendo con chi allearsi, fanno bene ad estraniarsi, i vostri problemi di coppia sfangateveli voi due. Un chiarimento comunque si impone, o adesso o mai più. Potreste divertirvi oggi se siete nel giusto stato d'animo per essere presi in giro e stuzzicati dai vostri cari. Questo è improbabile, però, poiché l'allineamento cosmico del giorno indica che il partner non è in vena di giochi. Saturno benefico per il vostro segno continua a darvi una vita affettiva molto soddisfacente, comunicativa col partner, specie se appartenete alla terza decade. I single si lanciano in quella che è la loro grande predisposizione, il gusto per l'avventura, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 19 dicembre. Lavoro e denaro. Patti chiari e amicizia lunga anche sul lavoro, specie con un socio con cui oggi si fa a braccio di ferro. Lui vuole realizzare tutto e subito, anche passando sopra ai dettagli, l'importante è portare a casa un risultato, se poi non è perfetto pazienza, quel che conta sono i guadagni. Di tutt'altro avviso siete voi, esuberanti e ottimisti sì ma seri, specie quando si tratta di studio o di un'attività lavorativa in cui credete parecchio. Utile non solo per guadagnare ma anche al buon andamento della società e del benessere di tutti. Novità sul lavoro non brutte come si temeva inizialmente, se avete deciso di mettervi in proprio sarà il proposito giusto per il 2023. Intanto prenotatevi subito un viaggio cercando tra le opzioni più insolite e meno gettonate, seguire le masse non vi va, voi agite e soprattutto partite sempre in controtendenza. Cercate di non perdere tempo con un lavoro che non vi soddisfa. È arrivato il momento di scoprire nuovi orizzonti e di trovare qualcosa di più adatto a voi. A Santa Lucia rintracciamo i colori del segno e come i pianeti Sagittario li interpretano. La fiamma che riscalda il camino, vivificando gli spiriti, dando inizio all'inverno, si accende, nel terzo ed ultimo segno di fuoco, lo sfavillante ed entusiastico Sagittario. È il trionfo del dilatante, ottimistico Giove, della esuberante Proserpina, insieme spargono tinte rosseggianti, aranciate, dorate, sulle tavole imbandite e nei paesaggi delle festività natalizie. Il carico vermiglio del melagrana, il rosso magenta, ma anche il marrone caldo, il cachi, sono colori del Sagittario. Mentre i cieli di dicembre sono illuminati da freddi toni bluastri, violacei, inizia la germinazione del seme, un lungo viaggio, come vuole Nettuno. Benessere. Nervosissimi, ecco la ragione della vostra emicrania, tutta questione di tensione, avete perfino la sensazione di vederci meno bene del solito. Un filo rallentati i movimenti, specie se dopo una caduta sugli sci o uno strappo muscolare in palestra non siete in perfetto equilibrio. Passerà, ma bisogna portare pazienza e proprio qui sta il problema, non ne avete mai abbastanza. Da evitare nel guardaroba il rosso, accordando la preferenza al verde, al blu e al viola molto di tendenza che favorisce la meditazione. L'aspetto planetario del giorno si riassume meglio con l'immagine di Cupido, tranne per il fatto che il destinatario di tutto il tuo ardore sarai probabilmente tu. Coccolati e prenditi cura di te. Per lei, letture profonde e interessi spirituali, la chicca del momento meditare una mezz'oretta ogni sera davanti l'albero acceso, come uno spicchio di cielo in casa vostra, carico di stelle brillanti. Grandioso il senso di pace che ne ricavate di leopardiano infinito. Per lui, appena finito il ponte oggi di nuovo in viaggio, ma è così che vi piace vivere, una volta per piacere, una volta per lavoro, una volta per questioni familiari e intanto l'auto, l'aereo, il treno vanno. E voi con loro. Sentitevi la freccia scagliata dall'arciere verso il cielo e quello stesso arciere siete ancora voi.
colore delle emozioni, giallo sole. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.